i tasselli del mosaico, come le pedine di una battaglia navale che è una faida sanguinaria. Il 13 giugno scorso a Palermo, in via Pietro Geremia, è ucciso il presunto capo mandamento di Porta Nuova, Nicolò Ingarao, 46 anni. 5 colpi di pistola, calibro 9x21. La vittima è un uomo di Nino Rotolo, il boss del box di Viale Michelangelo, adesso in carcere. Rotolo è il nemico numero 1 di Salvatore Lo Piccolo e del figlio Sandro, latitanti e presunti capi di Cosa Nostra dopo l'arresto di Provenzano. I primi mesi del 2006, le intercettazioni dentro il box di Rotolo, che parla con Antonio Cinà, l'ex medico di Totò Riina, e ordina l'omicidio di Salvatore Lo Piccolo. La colpa è avere tradito la fede corleonese, trattando con i palermitani cosiddetti scappati, come gli Inzerillo. Per uccidere Lo Piccolo, Nino Rotolo incarica il suo presunto sicario di fiducia, Giovanni Nicchi, u Picciotteggiu, sfuggito all'operazione Gota del 20 giugno del 2006 e latitante. Rotolo parla con Nicchi dentro il box e lo istruisce. Spara 2-3 colpi da lontano. Spara sempre 2-3 colpi, t'avvicinare assai. Gianni Nicchi ha 25 anni, ma riceve il massimo rispetto. Il pentito Francesco Campanella se lo ricorda perché un giorno glielo portò in banca Nicola Mandalà, capomafia di Villabate, e glielo presentò con riverenza. E Nino Rotolo, intercettato, ne parla così. Gianni è mio figlioccio, per me è come se fosse figlio mio. Da oggi in poi sappi che quando parli con lui è come se parlassi con me, è la stessa cosa. Nel frattempo la missione di Nicchi contro Salvatore Lo Piccolo è bloccata. Sarebbe stato Provenzano, prima dell'arresto, a salvargli la vita. Altro tassello. Il 3 agosto, quasi 2 mesi dopo l'omicidio di Ingarao, è arrestato alla periferia di Palermo, in via Salerno, lui, Francesco Francese, 43 anni, inteso Franco di Partanna, latitante e uomo di Salvatore Lo Piccolo. Prima della cattura, Francese avrebbe preparato un agguato. A chi? A Giovanni Nicchi. E Francese avrebbe anche scoperto dove si nascondeva il giovane killer di Nino Rotolo. Il 3 agosto però arrestano Francese e così Gianni Nicchi a salva la vita. Lo Piccolo e Nicchi sono liberi. Ingarao è morto. Francese e Rotolo sono in carcere. Tra voi che ascoltate, chi ha un minuto di tempo da perdere, provi a collegare i 5 tra di loro. Sì, è un rebus, un rompicapo, ma non è poi così difficile come sembra.